Vincitore Grande Fratello VIP 2023, chi sondaggi, pronostici e quote scommesse. Il Grande Fratello VIP non si smentisce mai, e anzi, più si fa prossima la sua fine. Con la sempre più vicina proclamazione del vincitore, e più i colpi di scena si fanno incessanti. Multipli e variegati. Ma soprattutto, si fa martellante tra i suoi fans una domanda: chi sarà il vincitore di questa ennesima edizione? Diamo uno sguardo ai sondaggi. GF VIP, cena romantica per Daniele e Oriana, cosa è successo e com'è andata? Il reality di Alfonso Signorini, tra alti e bassi, tra colpi di scena, richiami da parte di Pier Silvio Berlusconi. Litigi, squalifiche e commenti, è arrivato ad un punto cruciale. Le anticipazioni che vi abbiamo svelato anche nei giorni scorsi dicono che il gran finale di questa edizione 2023 è già stato programmato, e andrà in scena nella serata del 3 aprile 2023. Impazzano, intanto, i sondaggi per cercare di capire chi riuscirà ad aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro, di cui la metà, ricordiamo, andrà devoluta in beneficenza. Sono passate quasi 7 mesi di programmazione su Canale 5. E il grande show si appresta così a chiudere i suoi battenti, salutando il suo pubblico affezionato. Anche quest'anno, possiamo già dirlo, il Grande Fratello VIP è stato un successo. Sfiorando una media di quasi 3 milioni di spettatori a puntata con picchi del 24% di share. Davvero un ottimo risultato di cui tutta la redazione e produzione possono andare fieri. Dicevamo a proposito dei sondaggi. Al primo posto, nella classifica dei gradimenti del pubblico, c'è sicuramente Nikita Pelizzon, considerata una delle più amate ed apprezzate da tutti. Nikita, infatti, sembra dominare la scena delle preferenze con oltre il 40% dei gradimenti da parte del pubblico a casa. Nelle preferenze, invece, colei che è in perdita di gradimenti è Oriana Marzoli, il cui trionfo in finale viene quotato al 17% nei sondaggi social. Un calo netto, brusco, rispetto a qualche settimana fa. La terza posizione, invece, spetta ad Antonella, che al momento si ferma al 14% dei gradimenti, stando a tali percentuali raccimolate sul web. Dunque, si prevede un podio tutto al femminile. Voi, invece, chi preferite?